Dopo una notte eccessivamente calda a causa dei piumini che si usano qui e che ben presto imparerò a privare dell'imbottitura per poter dormire meglio, noi ci stiamo preparando per lasciare l'hotel. Prima però, poiché la colazione è inclusa, facciamo una tappa nella saletta dove ci aspettano del pane, diversi tipi di salumi, formaggio, vegetali, marmellate, yogurt, cereali e frutta. Noi iniziamo con dei panini e dei cereali con lo yogurt e ci accomodiamo per gustare questa abbondante colazione. Oggi lasceremo la Svezia, perciò riprendiamo il treno per l'ultima volta e ci dirigiamo al City Terminalen per prendere l'autobus che stavolta ci porterà ad un diverso aeroporto. Siamo al City Terminalen, lo stazionamento degli autobus di Stoccolma, da cui prenderemo l'autobus per l'aeroporto di Arlanda, che è più vicino alla città di Stoccolma. Anche per questo autobus abbiamo comprato il biglietto online, che a quanto pare è più conveniente, e basterà passare il solito sotto lo scanner il solito simbolo qui per salire a bordo. E per verificare che effettivamente il prezzo del biglietto è più conveniente se comprato online, provo a simulare un acquisto ad una delle macchinette automatiche presenti in stazione. In effetti, qui due biglietti costano 238 corone, mentre sul sito della Flixbus Arna abbiamo pagato solo 198 corone. E così prendiamo l'autobus e in circa mezz'ora siamo all'aeroporto di Arlanda, pronti a volare verso Oslo, la capitale della Norvegia. Siamo all'aeroporto Gardermoen di Oslo, dopo un volo di circa mezz'ora con tanto di wifi gratuito a bordo dell'aereo. Per arrivare al centro di Oslo dovremo prendere un treno e così acquistiamo due biglietti andata e ritorno che si rivelano essere più costosi del previsto. A causa dei lavori il treno non ci porterà direttamente alla stazione centrale di Oslo, ma ci porta a Lillestrøm e poi da lì dovremo cambiare e prendere un autobus, ma ci saranno degli addetti che ci guideranno per il cambio. Il viaggio in treno dura solo 20 minuti e men che non si dica siamo già a Lillestrøm, pronti a salire sull'autobus che ci condurrà alla stazione centrale di Oslo. Quando siamo in prossimità della capitale norvegese, il traffico diventa sempre più intenso e arriviamo a destinazione dopo più di mezz'ora. Adesso mettiamoci alla ricerca dell'hotel. Il nostro albergo si trova su Karl Johans Gate, una delle arterie principali del centro, molto frequentata dai turisti per via dei suoi ristoranti, caffè e negozi di souvenir. Allora, siamo andati adesso all'hotel. Inizialmente avevamo prenotato una camera su Airbnb, però a pochi giorni dalla partenza il proprietario mi ha mandato un messaggio dicendo che aveva avuto un problema con la stanza e non ci avrebbe potuto ospitare. Ma è stato talmente gentile che si è proposto di pagarci un hotel pagando anche il prezzo aggiuntivo. E ha fatto la prenotazione e in pochi minuti ci ha mandato la conferma e mi ha anche detto: se hai qualunque problema mentre stai ad Oslo non esitare a contattarmi. Giunti all'hotel Karl Johan, procediamo al check-in e poi prendiamo possesso della nostra stanza. Abbiamo la stanza 208. Eccola qua. La stanza 208 ha un ampio letto con un grosso specchio al di sopra della spalliera, televisore wifi e un bagno con una bellissima cabina doccia. Dopo esserci sistemati, ci lanciamo subito all'esplorazione della città e alla fine di Karl Johans Gate ci troviamo di fronte all'imponente Palazzo Reale,
residenza ufficiale della monarchia norvegese. La costruzione del palazzo cominciò nel 1825 e terminò nel 1849 durante il regno di Oscar I. Alle spalle del palazzo, un verdissimo parco pieno di laghetti e fontane rappresenta il perfetto rifugio per passare qualche momento di relax. Noi però siamo diretti verso un altro parco e attraversiamo un bellissimo quartiere residenziale con pittoreschi edifici che assomigliano a dei piccoli castelli. Dopo la rilassante passeggiata nel silenzio e nella calma di queste strade deserte, piene di fiori e di colori, giungiamo finalmente alla nostra meta. Si tratta del Vigelandspark, un'area all'interno del Frognerparken dove sono esposte le sculture e le opere in ferro dell'artista norvegese Gustav Vigeland. Sulle due sponde di un ampio ponte, voluto dallo stesso Vigeland, sono presenti 58 statue in bronzo, che rappresentano uomini e donne, adulti e bambini, ripercorrendo tutte le fasi della vita e rappresentando gli svariati tipi di sentimenti di cui è capace l'uomo, dall'amore alla gioia, dall'affetto alla rabbia. Forse la statua più famosa, divenuta un po' il simbolo del parco e della città di Oslo, è il Sinnataggen, il bambino decisamente furioso che batte i piedi per la rabbia. Abbiamo camminato parecchio per arrivare a questo parco, però è proprio bello. Ci sono delle statue stupende, una fontana stupenda, bello, bello, è curato benissimo. Passato il ponte si arriva alla grande fontana in bronzo, dove sei uomini di varietà sorreggono un grande catino da cui sgorga l'acqua. E lungo i bordi della vasca, 20 sculture a forma di albero richiamano quelli veri presenti nel parco. Dalla fontana si sale attraverso una scalinata alla parte più alta del parco, una terrazza al cui centro si eleva un monolito di 17 metri. In cui sono rappresentate 121 figure umane intrecciate tra loro. Sui gradini alla base del monolito sono posizionati 36 gruppi di sculture, che raffigurano uomini e donne, adulti e bambini, proprio come le statue sul ponte. Ma qui solo i bambini stanno in piedi, esattamente come quello che ha deciso di farsi una foto in cima alle statue. Mentre gli adulti sono seduti o accovacciati. Non sappiamo se il monolito abbia qualche sorta di influenza paranormale sulle persone, ma molti dei presenti si stanno comportando in modo strano, come queste ragazze che si rotolano nell'erba per arrivare alla base del pendio, o come il fan club della birra che si è portato da bere. E con l'immagine di questi monaci buddisti che stanno immortalando tutto ciò che si trovano di fronte, lasciamo il Vigelandspark e ripercorrendo a ritroso la strada fatta all'andata, ci dirigiamo verso il porto di Oslo, il luogo ideale per consumare la nostra cena. Anche stasera mangeremo dei sandwich, ma in questo contesto romantico, con lo sguardo rivolto verso il mare e qualche gabbiano che viene a elemosinare un pezzettino del nostro pane. Alla nostra sinistra si erge il municipio di Oslo, nella cui hall principale, il 10 dicembre di ogni anno, si svolge la cerimonia di consegna del premio Nobel per la pace. Alla nostra destra, invece, lungo una strada pedonale che costeggia il mare, ci sono ristorantini sia sulla terraferma che sulle barche ormeggiate qui. La serata volge al termine e sotto la pioggia che comincia a cadere, un mago delle bolle di sapone incanta il suo pubblico di bambini. Una nave rientra nel suo porto e noi esitiamo ancora un po' immersi in questo mare di serenità prima di rientrare nel nostro.